colorati e sorridenti. Sono il sindaco, il vigile e il postino di Samarate, dipinti da Milena Simeoni sui panettoni di Piazza Italia, proprio davanti al comune. A promuovere l'iniziativa l'associazione Iris, che ha finanziato il progetto. Abbiamo ripreso un progetto del 2000 che aveva un po' interessato la città di Milano, con l'artista Paolo che fa questo panettone, è stato lui che li ha inventati, ormai poi sono diventati famosi in mezzo Europa. Sono artisti di strada, non inteso come giocolieri, ma la street art, che abbelliscono le cose brutte. E questo, noi abbiamo iniziato con questi tre panettoni che raffigurano, uno, vabbè, la figura principale della comunità, che è il sindaco. Abbiamo raffigurato un vigile, che sono quelli che mantengono la città serena, e abbiamo raffigurato il postino, che è la figura principale che abbiamo per il colloquio tra le varie realtà al di fuori del paese, con le lettere, le poste e purtroppo anche le raccomandate, che non sono mai positive. Oltre a essere scartavetrato il panettone, che è proprio in stato di degrado, per dargli vita va dato un fondo, diciamo, di bianco satinato, e poi si usano dei colori accesi acrilici, e poi per non farli rovinare dalla pioggia, comunque dai fenomeni atmosferici, si dà una passata di fissante, mi lusinga, diciamo, fare qualcosa comunque anche per il comune. Il progetto non si ferma qui, l'associazione desidera dipingere anche gli altri panettoni della piazza, e non solo. Il prossimo sarà dedicato alla farmacista Erika Mosca, tragicamente scomparsa lo scorso anno. Vorremmo colorare tutta la città e chiediamo a commercianti, imprenditori e famiglie di adottare un panettone, prosegue San Felice. Noi abbiamo quantificato una spesa di 80-100 euro a panettone. Se i commercianti, per abbellire i negozi, dove hanno davanti il panettone, ma anche sempre il cittadino che per l'ingresso della via di questi panettoni, con una spesa modica, può abbellire la sua parte di territorio. Iris non si ferma qui. Sono tante le iniziative pensate per rendere più bella Samarate. La prima riguarda i giochi di strada. C'è anche il progetto, sempre chiamiamolo ludico, che è quello di creare dei disegni permanenti, giochi da strada, su una parte di territorio che il comune ci darà. Non so se Samarate, Verghera, San Macario. Faremo questi, riproporremo in maniera permanente dei disegni dei giochi di strada. La seconda riguarda l'abbellimento delle facciate degli edifici che sono in uno stato di degrado. Siamo appoggiati sul bonus nazionale del 90% per ritinteggiare, diciamo, le facciate, dare un colore un po' più dignitoso, diciamo, ad alcune abitazioni, diciamo, che sono un po' allo stato di degrado. Stiamo proponendo all'amministrazione, diciamo, una sorta di convenzione per agevolare, diciamo, tutto questo, semplificare il discorso burocratico. Iris chiede dunque aiuto all'amministrazione comunale. Faremo di tutto per supportare l'associazione, dice il sindaco Enrico Puricelli. Lo ci chiedono soprattutto di poter alleggerire la burocrazia che c'è. Io sono d'accordissimo, se è possibile farlo ci attiveremo per farlo. Purtroppo siamo ancora nel Parco del Ticino, la paesaggistica, una cosa che andrebbe eliminata per poter anche a tutti concedere la possibilità di fare dei lavori anche più velocemente e di risparmiare anche delle risorse.